fai un pit stop, approfitta subito di un gradito omaggio. VS Revisioni, via Gandhi 16, Monte Silvano, Pescara. Hawaii Viaggi e Vacanze di Anna Bruna Gianzante, via Gabriele D'Annunzio 70, Villa Nova di Cepagatti, Pescara. Molto carina, è la Coprolalia che se ne è parlato molto in questi ultimi giorni e tutti sono andati a cercare ma che significa sta parola, perché un'attrice molto molto simpatica e brava, si chiama Diana Del Bufalo, ha 32 anni, fa molti film carini, leggeri, brillanti. Ecco, questa attrice ha detto che lei soffrebbe di questa coprolalia, che sarebbe una specie di sintomo che hanno coloro che purtroppo hanno la sindrome di Tourette, e lei ha detto: io mi sa che soffro, non è diagnosticata, ha detto, mi sa che soffro di questa coprolalia perché spesso dico cose inadeguate, cose che potrei, insomma, anche un po' inadeguate, anche un po', diciamola, oscene. Mi sa che ce l'ho pure io questa cosa qua, perché lei fa le battute, diciamo, un po' scene, un po' così, che le vengono, però insomma non credo che sia diagnosticata. Però questa cosa della coprolalia ha fatto partire una ricerca spasmodica su internet, che cos'è, perché molti non sanno, appunto, che deriva da copros, anch'io sono andata a guardare, da copros che significa sterco, e la lia sarebbe un chiacchiericcio, quindi sarebbero persone che dicono, insomma, una serie di parolacce così, che come sappiamo la signoritura purtroppo non sono volute emotivamente, per rabbia, per aggressività o roba del genere, ma sono appunto il sintomo, la conseguenza di questa sindrome. Bene, è molto simpatica, a me piace molto questa Diana Del Bufalo. Poi abbiamo trovato che l'11 novembre, cioè oggi, oltre a essere la festa dei cornuti, Giulio, oltre a essere la festa dei cornuti, è anche la giornata nazionale delle cure palliative, ed è anche il giorno dei single. Lo sapevate? Il giorno dei single. Oggi quindi è cornuti, giorno dei single e cure palliative. Domenica 13 novembre invece sarà la giornata mondiale della gentilezza, e questa è una cosa molto carina, la giornata mondiale della gentilezza, dove appunto si pensa, appunto, e si invita a essere più sorridenti, più carini, più gentili, e manca, perché ultimamente un po' stiamo peccando in giro, si sorride di meno, si è meno cortesi, almeno un po' di cortesia ci vuole, insomma, se no che stiamo a fare in una società? Uno se ne va via da solo a sto punto. Invece un bel sorriso, una gentilezza, una voce calma, poca aggressività che non serve a niente tanto. Bene, a seguire c'è Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo, quindi rimanete in ascolto, sintonizzati. Ciao, un saluto, Giulio Berghella.